Buonasera Maria Luisa Premier, un nome che nel mondo del basket è molto conosciuto, una famiglia che è nata con il basket, insomma il fratello che ha giocato in A1, tu stessa che hai giocato ad alti livelli, cosa puoi dire di questa esperienza Bustock, soprattutto da come è nata? Una giocatrice sicuramente molto ambita e ai tempi sicuramente molto conosciuta, che è arrivata a Busto, magari poteva sicuramente andare in piazze molto più importanti. E ahimè, sono venuta a Busto per amore. Praticamente dopo l'esperienza di Treviso, quando sono andata un anno a Mestre, dopo mi prese Schio. L'anno di Schio praticamente ho conosciuto durante l'estate, perché abbiamo fatto un torneo a Taiwan con Schio, ho conosciuto mio marito, attualmente Vincenzo Matucci, e da là... Che era di queste zone, che lavorava per la Gazzetta dello Sport a Milano. La storia è continuata, ci siamo praticamente fidanzati a Taiwan. La storia è continuata e... Quindi per rimanere vicino a Milano... Esatto, ho chiesto a Schio il trasferimento in un posto vicino a Milano. Immagino che i Bustocchi erano molto contenti della cosa. Però c'era un problema, che Schio non mi voleva lasciare. Non mi voleva lasciare assolutamente. E quindi io a settembre, siccome trovavo molto ingiusto questa cosa, che mi costringessero a stare a Schio, a settembre non mi sono presentata al raduno con la squadra. Era l'unico modo, diciamo, per venire via. E da là sono iniziate le trattative, ho fatto capire proprio che io non avrei più giocato a Schio. E da là sono iniziate le trattative. La signora Bellomo si è fatta avanti, da Silvia, e ho trovato un accordo. Conoscendo un po' la situazione. Sì, sapendo, si è fatta avanti e da là ho accettato di venire Quindi sei arrivata a Busto, com'è stato il primo impatto? Buonissimo, perché ho trovato una società molto... Conoscevi già delle giocatrici che erano a Busto, oppure le hai conosciute direttamente quando sei venuta qua? Avevo giocato tante volte contro Busto, Andrikowski, tra l'altro avevo fatto appunto già un torneo sempre a Taiwan assieme, quindi un po' di giocatrici insomma le conoscevo. Devo dire che mi sono sempre trovata bene. Senti, com'è nato? Io lo so com'è nato, però vorrei sentirlo da te. Com'è nato questo incontro, che forse è proprio nato da Facebook? Questo incontro tra di voi? Allora, io c'è stato un signore, mi sembra Nando Giordano, che ha pubblicato questa foto di Westbrook con Silvia Azzolini. Da là io ho visto questa foto, sono rimasta folgorata e l'ho immediatamente condivisa, scrivendo appunto che... Hai scritto a tutti? Sì. No, l'ho condivisa nel mio... Nella tua pagina. Sì, nella mia pagina. E da là si vede che, siccome nella mia pagina c'era anche Lorenzo Ballardi, c'era altra gente di Busto, l'hanno vista. E da là è nata tutta questa storia. È incredibile, se ci pensiamo, di solito si organizza magari tempo prima, invece avete fatto tutto voi. Sì, abbiamo fatto tutto noi e devo dire che è stata una bella cosa. E rivedere così compagne con cui hai condiviso è una bella emozione. Ecco, sì, di sì. Solito gli sportivi poi, soprattutto di certi livelli, rientrano sempre nell'ambiente sportivo. Tu invece, se te lo posso chiedere, che attività fai? No, io... ho fatto due figli, due gemelli, in età avanzata, quindi no, prima lavoravo anche, ma siccome l'ho fatti tardi, perché avevo fatto 39 anni, e a quel punto mio marito era sempre in giro per il mondo, perché facendo giornalista di tennis era molto su 350 giorni all'anno, metà era via. E io lavoravo praticamente, abbandonavo i figli abbastanza, perché avrei lavorato fino a 6-7 anni. Ma li hai instradati al basket i figli? No, i figli sono instradati nel tennis. Ah, ha vinto il marito? Sì, insomma. ha vinto il marito. Ma c'è possibilità di recuperarli con la ragione? No, ormai hanno 17 anni, quindi non c'è niente da fare. No, il figlio, devo dire che il maschio, 3 anni fa aveva iniziato a giocare a basket, perché appunto ho conosciuto il presidente della Pallacanestro Milano, 1958, che l'aveva convinto a provare con lui un basket, però non
sì, gli piace, però è combattuto perché gli piacciono tutte e due, siccome ha sempre fatto tennis, la sua preferenza. Tu sei stato un po' l'anello di congiunzione tra la parte, consentimi di dire, vecchia, nel senso sì, sono la più vecchia qua, io. Più antecedente della squadra e quella più nuova, diciamo, hai vissuto tutte e due le epoche. Sì, ho vissuto tutte e due le epoche. Infatti quando sono venuta io a Busto c'erano altre giocatrici, c'era la Todeschini, c'era l'Angiolini. Hai fatto tempo a conoscere Bizzu? No, Bizzu no. Però li hai incontrata. Bizzu l'ho incontrata, sì, perché io più che altro ho iniziato a giocare in Serie A che avevo 15 anni. Cioè facevo la prima superiore. Hai fatto una bella carriera. E giocavo, cioè il secondo anno di Serie A già giocavo a Serie A, cioè non è che facevo panchina in Serie A, già iniziavo a giocare. E quindi li ho conosciute molto, cioè giocavo contro Mabel Bocchi, giocavo con gente molto. Ho giocato anche contro Rosy Bozzolo. Cioè, io quando giocavo in Serie A avevo con me in squadra mia Tessarolo e Milocco, che erano giocatrici che avevano 15 o 16 anni più di me. Forse mi sbaglio, perché adesso devo ricollegare tutto. C'era anche una squadra di Sesto San Giovanni che andava forte. Beh, c'è Geas. Giocavamo sempre contro il Geas, che era una delle squadre più rinomate. Infatti giocavo contro Mabel Bocchi, giocavo contro, che lei giocava lì, sì, contro Sandon, contro Gorlin, tutta questa gente qua. E chiaramente ovviamente hai fatto un'esperienza non invidiabile, insomma. Sì, devo dirvi sì, perché ho conosciuto varie generazioni di basket, ecco. Quindi ti sei trovata una chiocciola in mezzo ai giovani quando sei venuta a Busto. Sì, esattamente. Cioè, magari ero una giocatrice forse con un po' più di esperienza delle altre, ecco, perché appunto con Treviso avevo 19 anni quando abbiamo vinto lo scudetto di Serie A. E quindi evidentemente. Mi pare di capire, poi concludiamo, che per un prossimo incontro dobbiamo pubblicare una fotografia un po' arcigna su Facebook, in modo che una volta condivisa sulla tua pagina, poi se arriva il mondo. No, non è vero, questo non è assolutamente vero, perché c'ho tante giocatrici di basket, così, ma no, non è che. Sei ancora in contatto, adesso al di là di quelle di Busto, ma sei ancora in contatto? Mi sono sentita oggi con Mabel Bocchi via chat, ad esempio. Cosa ti ha detto? Avete parlato di basket, immagino. No, di basket no, stavamo parlando appunto che siccome mi avevano mandato una mia, perché io ho anche un altro gruppo, il gruppo di Treviso, come c'è il gruppo di Busto, io ho il gruppo di Treviso, perché con Treviso veramente ho fatto tutto, perché la squadra a cui sei legata di più, diciamo. Forse sì, perché ho vinto due campionati italiani juniores, ho vinto lo scudetto di Serie A, e è la squadra forse che mi ha plasmato, che mi ha fatto crescere, che mi ha lanciato. Ho vinto un campionato sempre cadette con Treviso. Il basket anche maschile che andava grande. Sì, però era dopo, è subentrato dopo nella nostra epoca. Cioè prima c'eravamo noi femmine, dopo sono subentrati il basket maschile con Benetton. Poi è venuto successivamente. Però è chiaramente. E adesso continua con il volley. Perché con il volley adesso vanno forte. Sì. Beh, adesso anche il basket Treviso è tornato in Serie 1, Quindi abbiamo avuto la promozione, perché io mi sento ancora molto trevigiana. Sì? sì. La mia origine è quella, e quindi la mia città, pur abitando 33 anni a Milano, la mia città è Treviso. Hai chiesto il tuo secco sul tavolo? Sì, beh, quello c'è sempre. Quello era d'obbligo. Quello è d'obbligo. Va bene, noi ti ringraziamo per questa escursione di tanti anni fa, ma è stato bellissimo questo incontro, proprio perché era insperato, è sempre stato calcolato proprio all'ultimo momento, quindi ancora più bello. Grazie. Prego.